Ciao a tutti ragazzi e welcome back nel nostro canale. Ciao a tutti ragazzi e welcome back nel nostro canale. Oggi vi mostreremo un'altra parte della nostra palestra, una parte nuova, perché abbiamo visto che effettivamente il topic home gym vi piace molto, quindi abbiamo deciso di riproporvi altri video in merito. Se non hai ancora visto il nostro video su come fare dei dischi homemade molto economici, guardalo. Mi raccomando, vallo a vedere. Di cosa parleremo oggi? Della home gym. Non della home gym. Allora, di alcuni attrezzi che ha preso Elia dopo. Un attrezzo. Due. Uno. Anche oggi... la... Parleremo di un attrezzo che Elia ha preso da pochissimo, preso a pochissimo prezzo, per cui poi vi farà tutta quanta la recensione. Stiamo parlando della panca. Panca multifunzione, quindi non semplice panca piana, ma adesso ve la sveliamo. Andiamo. No, come andiamo? Dai. Va bene. Andiamo. Andiamo. Ho scelto questa panca per pura curiosità. Avrei preso una panca in futuro perché ne avevo necessità. Poi magari, se questo video arriverà a quanti like? A 30 like vi farò vedere come fare una panca reclinabile con soli 20 euro. Avevo messo in considerazione l'acquisto di una panca e un bel giorno, scorrendo nel mio iPhone, ho trovato la panca, credo, più economica che potete trovare nel web. Non era in siti come Wish, Alibaba o qualunque altra cosa, ma era la panca della Decathlon. L'ho pagata esattamente 69,99 euro, quindi se trovate una panca a meno, vi assicuro che è davvero poco meno, se nuova. Dato che comunque magari molte persone sottovalutano un pochettino alla Decathlon, un po' come facevamo noi, io in primis. Esatto, adesso vi facciamo effettivamente vedere che non tutte le cose sono di bassa qualità. Stai filmando? Sì. Ok. Questa ragazzi è la panca. Una cosa bellissima è già il fatto che è richiudibile. Come vedete la potete tenere anche in casa perché occupa davvero uno spazio abbastanza limitato. È un po' altina perché sarà 1,65 m. Io sono 1,78 m, quindi più o meno rendetevi conto. È un po' altina. Vi sono dei piccoli perni. Quindi questa si tira su, la chiudete e già... aprendone solo un lato possiamo ammirare la prima funzionalità della panca, che è quella della panca reclinata per poter fare l'addome. Com'è questo addome? Lo faccio una volta sola, eh? Vai. Quindi... Ora, Azzurra non l'ha mai provata, quindi ci darà un feedback reale, com'è? No, non è male, devo dire. È abbastanza solida? Sì, allora, solida e solidissima, è che a me non piace fare l'addome, quindi... Ok, la cosa bella è una cosa che mi ha anche sorpreso, tolgo questo coso qua, metto qua vicino alla mia futura moglie, ci si può fare anche l'addome, quindi io cercavo una panca prevalentemente piana, e inclinata, però col fatto che io l'addome non lo faccio quasi mai, non perché ce l'ho di base, ma perché sono un po' svogliatino, questo mi ha spronato anche a fare l'addome, perché comunque sulla reclinata l'addome viene bene. Un punto in più per questa panca Decathlon 500. Seconda parte, la tiriamo su dalla reclinata, andiamo a togliere un secondo pernetto, la apriamo e infiliamo il pernetto. In questo modo abbiamo la nostra panca full inclinata. Mi siedo, ve la mostro, è abbastanza stabile, cioè è molto stabile adesso senza niente, però sembri pazzo. È una panca stabile, seggiolino reclinabile in una misura, ma questo è quello che ci serve. E poi abbiamo questo fantastico vitone che si tira per andare 30 gradi, 45 gradi e la panca praticamente completamente tesa per fare gli esercizi. Mi siedo, ok? E devo dire che la panca è abbastanza robusta. Che ne pensi? È rigida. No, io l'avevo vista perché prima Elia me l'ha fatta vedere, insomma, in tutte le sue funzioni.
Però effettivamente non l'avevo ancora provata. Devo dire che anche, sì, per fare spalle è molto Sì, è comodo. ottima. Io l'ho Poi provata non è e alta no, non dà chissà quanto, fastidio. quindi non dà fastidio. Ci si può anche fare i tricipiti, Sai giusto? che non ho provato, però vedendo Penso si possa l'altezza credo fare. che si riesca a fare una Sì. French press con manubri in maniera molto molto Sì. tranquilla. Com'è questa panca? A Ti me piace, non piace. ti piace? Ovviamente Azzurra non l'ha provata in No, allenamento, però non. già, primo impatto, insomma, Sì, devo è dire piacevole. che effettivamente, come dicevo prima, magari snobbavo, tra virgolette, un pochettino la marca Decathlon per il semplice fatto che quando noi siamo andati in negozio a vedere un po' di attrezzi così, era tutta roba molto Basic, diciamo basic, entry esatto, per level. le persone che iniziavano, quindi per tutte persone neofite, la roba della pesca, il basket, tutti i Sì. vari sport, diciamo, ci sono degli strumenti proprio per iniziare. Però devo dire che questa panca all'inizio non pensavo. Però è molto molto stabile. Ovviamente non sarà come una panatta o comunque qualsiasi tipo di altra panca, però fa il suo lavoro. Tiriamo giù magari dei punti a favore e a sfavore per voi che magari volete acquistarlo. Sì. Ovviamente noi non ci guadagniamo assolutamente niente perché non collaboriamo con Decathlon. Magari se Decathlon vedrà questo video e ci vuole fare Sì. un codice sconto, lo faremo ben volentieri. Punto a favore numero 1. Il prezzo 69,99 euro, non pagate nemmeno la spedizione perché sopra i 50 euro nel sito Decathlon non pagate la spedizione. Buona Spedizione cosa. velocissima, in 2 giorni ce l'avete a casa. Secondo punto a favore, io avevo già provato una panca Decathlon in passato, di quelle vecchie, e devo dire che quello che mi aveva frenato molto dall'acquisto di una panca del genere era la poca stabilità. Quindi anche quando ti mettevi in panca piana soprattutto, ma anche in inclinata, sentivi proprio la panca che ciondolava di qua e di là. Questa è una panca molto leggera perché pesa 16 kg, quindi anche ben trasportabile, ma devo dire che è molto molto stabile. L'ho utilizzata anche con un sovraccarico, per me per il momento non ha avuto problemi, va benissimo se avete un home gym magari piccolina, comunque abbastanza entry level come la mia. Volete spendere poco, volete una cosa non impegnativa, questa è una panca che va davvero bene. Terzo punto a favore, ci potete fare gli addominali, ci potete fare la panca Esatto, gli piana, ci potete esercizi. fare Poi l'inclinata e tantissimi altri esercizi. Hai un comunque punto a ben favore tu? Sì. rivestita, cioè non è una panca scomoda. No, no, no. Esatto, anche un po' per il prezzo, no? Comunque ti aspetti sempre qualcosa di scarso a livello proprio di Sì, tessuti, io allora non. non è una pelle, non vi aspettate un rivestimento da panca panatta con l'imbottitura spessa 4 dita, no, è un'imbottitura molto molto basic, non è comodissima, nel senso che non è una panca confortevolissima, però è una panca che va veramente bene. Punti a sfavore, vedremo col tempo quanto durerà, perché come vedete la struttura sotto alla panca è un po' stretta. Io avrei preferito farla larga quanto la panca, così che il peso viene scaricato meglio. In questo modo ho paura che col passare del tempo si possa spaccare proprio la La panca parte, in sì. sé. Un altro punto a sfavore che magari a molti di voi interesserà è che il limite massimo di peso è di, qua c'è scritto 110 kg di peso, in realtà sono 220 o 240 kg totali, quindi dipende da quanto pesate voi. Ovviamente si va oltre, però se siete persone che iniziate a spancare 120-130 kg, spendete qualcosina in più e prendetevi una panca un pochettino più solida. Altro punto a sfavore, vi arriva completamente smontata. Ci vuole un po' a montarla perché le istruzioni della panca sono poco più che comprensibili. Quindi, se avete un passato da grandi montatori di Lego, allora riuscirete senza problemi, altrimenti ci mettete un velo in più di tempo. In più, Decathlon vi darà un servizio di 30 giorni soddisfatti e rimborsati. Quindi, se la panca non vi piace, potete richiedere il reso entro i 30 giorni. E dentro l'anno, se avete la carta Decathlon, ve la consigliamo. Vi faremo vedere magari Sì, qualche qualche allenamento. esercizietto da fare con questa panca. E se il video vi è piaciuto, ragazzi, a 15 like ve ne chiediamo pochi perché abbiamo un altro attrezzo molto molto più economico della panca, meno della metà a livello di prezzo, ma che vi aprirà a
tanti di quegli esercizi che ci ringrazierete sotto al video da qui fino alla riapertura delle palestre. Ci vediamo in un prossimo video. Sì, iscrivetevi al canale e buon allenamento a tutti. Ciao ragazzi! Ado? È andato bene? Sì, semplice, ma... Sono il fantasma e ammazzo tutti. Vai. Hola a todos y bienvenidos en nuestro... Oh. Uah. Uah.